Sono contentissimo, sono riuscito a perdere più di 7 kg. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Endurance e in questo video vi farò l'aggiornamento della mia situazione e peso dopo 2 mesi e mezzo dall'inizio di un percorso alimentare. In questo video vedremo come sono riuscito a perdere peso, quali sono gli step successivi e soprattutto come sono migliorate le mie prestazioni perdendo peso. Partiamo dall'inizio. Qualche mese fa, all'incirca a metà febbraio, ho deciso di perdere peso in modo tale da migliorare il mio peso, ottimizzarlo per cercare di correre più forte. Questo è l'obiettivo principale. Partivo da un peso di 82,5 kg. Nel percorso con la mia nutrizionista non c'è un valore ben definito di peso, tuttavia io so che al di sotto dei 75 kg posso correre in maniera adeguata, ma se riesco a scendere di poco sotto i 70, quindi in una fascia tra 68 e 70, che resta il mio grande obiettivo, posso togliermi delle soddisfazioni importanti. Se avete seguito il mio video di fine inizio anno in cui ho stabilito i miei obiettivi annuali, sapete che gli obiettivi di quest'anno sono molto 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 esigenti. Quindi ovviamente oltre alla componente dell'allenamento ma anche del riposo che ho trattato in un altro video, fondamentale è anche l'alimentazione. Ragazzi, perdere peso aiuta ad andare più forti. È matematicamente scientificamente provato. Si stima che all'incirca, ovviamente dipende dall'allenamento, dalle diverse condizioni di un soggetto, si perdono circa 3 secondi per peso. Cioè, se noi perdiamo circa 10 kg, guadagniamo circa 30 secondi al Oh my God! chilometro. Ragazzi, pensate quanto sono in una maratona. C'è qualcos'altro che vi fa andare più forte della perdita di peso? No? Nemmeno le scarpe in carbonio. Ma quindi, quanto abbiamo perso? Facciamo un piccolo resoconto. Dopo 2 mesi e mezzo esatti, quindi all'incirca 75 giorni, ho perso 7,5 kg. Ho qui la scheda, la mia nutrizionista avanti, quindi ve la leggo. Sono passato da 82,5 kg a 75,1, quindi 7,4 kg di perdita di peso. Ovviamente ho perso peso, ma ho cercato un minimo di mantenere anche la muscolatura, anche se nei periodi vicini alla maratona ovviamente si molla un attimo la parte della forza, più che altro per cercare di ottimizzare quella parte relativa al chilometraggio. Comunque, altri valori importanti sono sicuramente la perdita di centimetri proprio nelle diverse parti del corpo. Pensate che sono passato dai 102 centimetri dei fianchi ai 98, o dai 90 centimetri dell'addome agli 84, così come la vita è calata anche di 5 centimetri. Ma un po' tutto, ho diminuito il ginocchio, il polpaccio, la caviglia, quindi tutto il mio corpo in un certo senso si è assottigliato. Ma soprattutto ho la perdita di peso, quella che nella prima fase era importante era la massa grassa, che era molto evidente, che è diminuita parecchio ed è scesa. Ho perso all'incirca 4,5 kg di massa grassa, quindi ragazzi davvero davvero importante, quindi la mia percentuale di grasso nel corpo è diminuita notevolmente. Altro fattore importante è il BMI, che misura il nostro indice di massa corporea. Al di sotto dei 25 si è normopeso, però io l'altra volta ero davvero al limite. Pensate che ero a 24,9, quindi davvero al limite. In questo momento invece sono all'incirca al 22,5. E sapete che nello scorso video avevo indicato che al di sotto del 22 di BMI si inizia davvero ad andare abbastanza forte, perché l'indice di massa corporea diminuisce sensibilmente. Ovviamente c'è tanta altra strada da fare, si può fare ancora molto meglio, però questi 7,5 kg in meno io me li prendo, o meglio li ho lasciati, perché davvero si sentono. Ragazzi, perdere peso aiuta tantissimo e non aiuta soltanto a correre più veloce, ma soprattutto anche a evitare infortuni. Pensate quante volte noi carichiamo il peso sulle nostre articolazioni, sulle nostre ginocchia, sulle nostre caviglie. Pensate quanto per il nostro corpo sia doloroso, sia impattante
preparare una maratona sovrappeso. Quello che io ho fatto in un certo senso, non ero sovrappeso ovviamente, però non ero così in forma. Ovviamente ragazzi, un conto è il normopeso, il peso giusto per noi, un conto è quello di atleta. Pensate che la mia nutrizionista ha detto, se è arrivata a 75 kg è un peso che ha una persona normale, io avrei detto stiamo bene così, cerchiamo di mantenerlo e ok. Ma ovviamente essendo degli atleti, cercando ogni giorno di migliorarci, dobbiamo cercare di migliorare in tutto. Quindi sicuramente si può ancora scendere di peso e lo si può fare anche di diversi chili. Come dicevo in precedenza, secondo me la finestra ideale è tra i 68 e i 70. Però si migliora davvero tanto già sotto i 75 kg. Ovviamente queste misure, questi chili, questi dati fanno riferimento al mio corpo, alla mia altezza. Quindi bisogna prendere i diversi valori e proporzionarli in base alla nostra costituzione, in base al nostro fisico. In passato ho disputato diverse gare nella disciplina del ciclismo e lì avevo davvero molto ottimizzato il peso. Sappiate che non soltanto una corsa il peso è importante, siamo abituati a vedere questi maratoneti super magri, ma lo è magari in maniera equivalente o comunque in certi sensi anche un po' più importante nel ciclismo, soprattutto quando si decide di andare forte in salita. Quindi io nel passato sono sceso anche notevolmente di peso e sicuramente vedevo i benefici, quindi so che c'è ancora tanto margine e sicuramente si può ancora migliorare per cercare di ottimizzare tutti i fattori che poi contribuiscono alla prestazione. Sono sempre quei tre elementi della piramide: alimentazione, allenamento e riposo, fondamentali tutte e tre. Quindi la roadmap è segnata, io cercherò di perdere ancora peso, quindi di perdere quei 5, 6, 7 kg che mi fanno avvicinare nella soglia sotto i 70 kg, che penso che sia la mia soglia per cercare di andare forte. Lo so, può sembrare estremo, può sembrare che non è così importante perdere tutto questo peso, però ragazzi, io penso che una cosa si fa quando si ha davvero voglia. Voglio sentirmi magro come un tempo e sicuramente voglio cercare quest'anno di spingermi un po' oltre i miei limiti, quindi sicuramente gli obiettivi sono molto importanti e per raggiungerli bisogna avere una testa più importante rispetto agli altri anni, quindi cercherò di raggiungere quella fascia di peso e voglio cercare di raggiungere più o meno entro l'estate o comunque durante l'estate, in modo tale che nel momento in cui preparerò la prossima maratona abbia già ottimizzato il peso, magari ci sarà da limare qualcosa, in modo tale da non correre la prossima preparazione in deficit calorico e quindi pensare soltanto ad alimentarmi bene. Appunto, alimentarsi bene è un altro tema importante di quando si va dalla nutrizionista. Ragazzi, io non ho deciso di affidarmi a qualcuno perché non so perdere peso, so farlo, l'ho fatto diverse volte e in tanti anni, io sono molto fisarmonica con il mio corpo, ma soprattutto volevo affidarmi a qualcuno per avere i macronutrienti, per avere delle indicazioni che siano utili al nostro sport, soprattutto quando arriva l'estate, ma anche in certi casi in inverno. Non avere un'alimentazione corretta può pregiudicare non soltanto le nostre prestazioni, ma anche il nostro vivere quotidianamente, magari avere dei cali di zuccheri o comunque sentirsi spossati, è davvero molto importante curare l'alimentazione. Quindi seguire tutto sommato una dieta mediterranea, dare molta attenzione all'idratazione, al consumo di frutta e verdura e comunque di limitare i cibi, diciamo, grassi o comunque non salutari. Ovviamente ragazzi, io non sono un nutrizionista, non sono un biologo, quindi quello che faccio è raccontare la mia esperienza. Però il mio consiglio è quello di affidarvi a un nutrizionista se non avete mai testato delle diete particolari per quanto riguarda lo sport, la corsa, il ciclismo, comunque in generale per quanto riguarda lo sport di resistenza, perché ragazzi non è così semplice gestire diverse proporzioni dei macronutrienti e a volte si può rischiare di sbagliare, magari di mangiare troppo poco o magari di sovrastimare e di mangiare tanto. Il mio consiglio è quello sempre di affidarsi a qualcuno, anche perché in certi casi, per qualcuno magari che non riesce a perdere peso, avere qualcuno che in un certo senso ci controlla sicuramente è molto utile, è anche un modo per cercare di rispettare il nostro regime alimentare. Inoltre è anche un modo appunto per capire come siamo messi anche a livello di valori proprio sanguigni, valori
nostro corpo. Io ne ho approfittato, ho fatto delle analisi nell'ultimo periodo e le analisi, anche per via magari dell'età, per via comunque dell'alimentazione che sto seguendo, sono perfette e sono contento di questo. Quindi in questo momento sto continuando ovviamente a seguire questo regime, sto perdendo ancora peso. Dopo la maratona ovviamente ho avuto una fase piccola di stacco dove ovviamente il peso si è un minimo stabilizzato, però adesso continuerò a perdere peso, continuo a seguire la dieta, gli allenamenti stanno sempre aumentando quantità e di qualità e quindi tutto fa presagire il meglio. Ragazzi, vi interrompo un attimo, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, per me è davvero molto molto importante. Prima di giungere alla conclusione di questo video, vorrei dire che è palese come io senta la diminuzione del peso sul mio corpo. In questo momento, ovviamente allenandomi, quindi comunque seguendo una programmazione, sto vedendo come il mio peso sia direttamente proporzionale all'aumento della prestazione. Lo vedo in maniera particolare correndo, ma anche nelle mie piccole uscite che faccio in bicicletta. Il peso, ragazzi, è davvero davvero fondamentale e inoltre ci aiuta ad evitare dei problemi, dei dolori, dei fastidi che possono essere molto molto penalizzanti. Ovviamente se si cerca di ottenere il proprio personale, soprattutto in una distanza più lunga, ottimizzare il peso è sicuramente una delle variabili, probabilmente forse la più importante che possiamo andare a toccare. Quindi, visto che il mio obiettivo è quello di correre sotto le 3 ore in maratona, ho iniziato molto presto per cercare di ottimizzare il mio peso prima dell'inizio della preparazione. E questo lo dico, ragazzi, perché se avete molto peso da perdere, come nel mio caso si tratta all'incirca di perdere quasi 15 kg, non si può iniziare nel momento in cui iniziamo la preparazione, mancano soltanto 4 mesi alla maratona. È troppo poco il tempo. Perdonate il cambio di telecamera, ma si era spento il gimbal. Soprattutto se abbiamo tanti chili da perdere in preparazione di una maratona, dobbiamo iniziare molto tempo prima, altrimenti poi è davvero difficile perdere peso durante la preparazione, perché i chili sono molti, quindi andremo in quel caso a cercare di ridurre al massimo le calorie in poco tempo e in quel caso rischiamo di mangiare davvero troppo poco e avere poche energie poi per gli allenamenti. Quindi mi raccomando, ragazzi, se vogliamo perdere peso e abbiamo un obiettivo già scritto, cerchiamo di iniziare molto prima. So che la motivazione lontano dalla gara clou è difficile da ottenere, ma se vogliamo raggiungere obiettivi importanti è l'unica cosa che possiamo fare. Questo, ragazzi, è il mio percorso fino adesso. Ovviamente farò un altro video aggiornamento più avanti, magari tra un paio di mesi, per vedere effettivamente a che punto siamo arrivati. Quello che posso dirvi è che sicuramente vedo i benefici, sicuramente continuerò su questa strada perché mi sento molto bene a livello proprio di fisico, quindi riesco a correre come voglio, sto migliorando giorno dopo giorno e soprattutto anche a livello alimentare mi sento molto bene, non mi sento mai stanco, sento che mangio le cose idonee a farmi stare bene e quindi sicuramente continuerò. Ovviamente vi aggiornerò su questo e su tanto altro. A breve tirerò anche il calendario per la seconda parte dell'anno e quindi poi vi svelerò quale sarà la mia maratona autunnale, forse più di una, ma ci farò un video ad hoc. Continuerò comunque in questi mesi a preparare magari delle 10, proprio perché ho deciso di mantenere un obiettivo sempre fisso, perché questo mi fa essere anche costante col peso, perché ragazzi, mollare dopo una maratona è davvero molto facile e se si aspetta la preparazione per la prossima c'è tanto tempo in mezzo che molto spesso ci fa perdere allenamento, non ci fa allenare, ci fa prendere peso. Io invece sto cercando di tenere alta la soglia di attenzione in modo tale da arrivare alle migliori condizioni possibili già alla preparazione della prossima maratona, perché so che arrivare in quella fase già con il peso ottimizzato e magari anche con dei livelli di fitness importanti mi può permettere di arrivare all'inizio della preparazione in maniera già performante e quindi poi l'amore di lavoro che si ha durante una preparazione della maratona sicuramente, spero, mi porterà a correre una maratona sotto le 3 ore. Però questa è un'altra pagina che spero che scriverò più avanti, ma per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.